Benvenuti in un nuovo vlog barra What It In A Day. Oggi andremo a fare insieme i miei adoratissimi pancake. Iniziamo con la farina d'avena integrale, marchio Prozis, sapete che io mi ci trovo davvero bene. E poi le proteine in polvere, sempre marchio Prozis. E poi cosa andrò a prendere? Un po' cacao. Sì, mi sta piacendo il cacao perché essendo che la farina non è aromatizzata, preferisco utilizzare il cacao amaro. Poi albume d'uovo che non può mai mancare, un'ottima fonte proteica. Poi il latte, questo qui lo prendo al Lidl ed è buonissimo. E poi per la lievitazione bicarbonato e aceto di mele. Allenamento andato, è quasi mezzogiorno, sto morendo, si può vedere? Comunque oggi con il post workout vi parlerò un po' del mio nuovo allenamento e tutto, però i progressi si iniziano a vedere, anche se sto in definizione. Addome c'è un pochino di gonfiore qui, come vedete, però è normale, andrà via il gonfiore. So anche post ciclo, quindi capitemi, quindi è normale un po' di gonfiore, vabbè, si leverà per l'estate, nulla. Ho fatto 2 ore intense di allenamento, si può vedere, infatti adesso mi do una rinfrescata, aspetto tipo qui 20 minuti, 15 minuti prima di uscire perché devo andare a piedi, devo andare a casa a piedi. Oggi abbiamo fatto, aspettate, 4378 passi da stamattina. Io adesso voglio fermarmi, dove volevo fermarmi? Al supermercato e vedere se trovo la marmellata Hero in offerta, perché settimana scorsa feci scorta, stavo 1,90 euro, quindi se la trovo vado a fare riscorta. E lo sto peperone e poi si va a casa. Vi
mostro tutto quello che ci serve per il nostro post workout barra pranzo, perché è quasi l'una. Allora, andrò a provare, oddio che è successo qui, andrò a provare questo skir bianco e poi vabbè vi lascio tutto. Ma forse è rotto, sì, si è rotto, però mo si è rotto, forse portandolo, quindi va bene, quindi ce lo mangiamo tutto. E sono 3,50, poi dopo vi lascio tutti, poi tutto. Poi andiamo a prendere 25 grammi di proteine in polvere con 100 ml di latte e poi andremo a mettere i cereali, cornflakes, lion e altri che mi sfugge il nome, sono tipo quelli lì della Kellogg's col cioccolato dentro. E poi andiamo a mettere anche una banana. Iniziamo subito. Per prima cosa andiamo a pesare lo skir. Si è rotto, non so come, però si è rotto perché prima non era rotto. Non l'ho capita sta cosa. Comunque, non devo venire un cucchiaio. È bello cremoso. Tengo le mani pulite. Vado a prendere 25 grammi. E vado ad aggiungerci 100 di latte. Quindi arriviamo a 126. Ma precisissimo. Ok, shakeriamo. Oddio mio. Cioè, io uso questo coso 50.000 volte al giorno. Ok. Shaker, 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 shaker. E vamos qui. Vado ad aggiungere giusto un goccino di latte per pulire lo shaker. Ok. Poi. Poi andiamo a dare una mischiatina e come vedete non ho dolcificato lo yogurt greco perché comunque ci sono le proteine al cioccolato, queste qua sono buonissime, solo che nel prossimo ordine infatti farò un mega ordine su Prodis, quindi preparatevi, voglio prendere quelle lì isolate, quindi io mischio bene il tutto, c'è una zanzara, bene, iniziamo. Ecco qui, adesso vado ad aggiungere la banana. Tengo la videocamera avanti, quindi è un po' un casino. Ok. 100 di lion. Eccomi qui, finalmente mi lego i capelli. Allora, finalmente ho concluso la preparazione del pasto e giusto appendo giusto 10 minuti. Mischiando tutto. Allora, io mangio un attimo, ragazzi. Allora, io sto in definizione, quindi si sa, comunque la definizione anche, definizione, sì, anche l'allenamento è bello tosto. In definizione,
c'è anche più cardio, quindi bruci molto. Io ne sgarro dal 29 aprile con la pizza e il dolce. Io non ho, io l'ho sgarrato perché era un evento, cioè, e quindi sono andata, però io non sento l'esigenza di sgarrare. Quindi io per questo motivo forse non mi viene l'esigenza di sgarrare, perché ho una dieta flessibile, sto facendo una dieta flessibile e quindi non mi viene proprio più quella voglia di dire oh mio Dio, devo andare lì, devo andare a sgarrare, no. Cioè neanche in fase di massa veramente, perché là mangiavo il doppio, quindi... Però no, sto prendendo questa cosa molto bene. All'inizio che mi segue sa già che anche con l'allenamento, quando ho visto la scheda dell'allenamento di definizione, perché poi prima di arrivare anche in palestra con la definizione comunque devi fare un percorso, è un po' un casino, ma chi si allena sa. Però io all'inizio avevo un po' paura, infatti ne ho parlato anche con voi su Instagram e voi dolcissime, dolcissime veramente, che mi avete detto non ti preoccupare, vai avanti perché vedrai i risultati, e infatti già si inizia a vedere il muscolo più definito. Quindi io, concedendomi i cereali post allenamento, per me è una coccola e una buona ricarica veramente, non, perché alla fine quello che conta è il deficit. Scusatemi le contraddizioni, è il deficit, quindi se vi va di mangiare i cereali, mangiateli, cioè non vi fate il problema, specialmente post allenamento sono ottimi. Io all'inizio avevo un po' paura anche di questo, però poi guardando i video di Licos Nunzio Giordano, che a me fa morire, io lo seguo tantissimo su Instagram, non mi perdo mai una storia, anche su YouTube mi piacciono i video che fa, sono brevi, concisi, mi piacciono veramente, è molto preparato. Questo si deve dire, e quindi io ho detto ma perché sì, cioè lo fa lui, perché non posso mangiarle anch'io, e infatti ho fatto bene, perché è una coccola che anche questa cosa non ti fa venire voglia di sgarrare, e io sta cosa la sto notando e mi fa tanto piacere, e nulla, questo vi volevo dire, quindi non giudicatemi e vi fanno bene. Tipo stasera andrò ad un 18 anni, però comunque questo ragazzo lo fa in casa, quindi ci mangerò qualcosa, ma comunque io mi contengo perché non mi va di, cioè non mi va di sgarrare, di no, preferisco, se devo sgarrare voglio sgarrare per me, cioè io decido il giorno, ok, in quel giorno io sgarro. Però se io, tipo è così, mi pesa un po', cioè mi dà pure un po'. Però basta sapersi gestire nella giornata, infatti poi vedrete i pasti, quindi stasera penso che vi farò qualche foto così. E nulla, poi a fine maggio ci sarà un mega unboxing Prozis, ve lo dico e lo faccio veramente, forse sarà il video unboxing più grande della storia, perché ho finito quasi tutto. Mi servono le proteine, mi serve la farina d'avena, perché stamattina ho usato quella integrale, è buona, però ci sta un po' la mattina di cambiare un po' anche con i gusti, quindi volevo chiarirvi un po' questa parentesi. Mi sto trovando bene, si spinge in palestra, i risultati si vedono e sono troppo contenta. Quindi adesso finisco la mia pappetta e io ci vediamo dopo, non so che cosa. Sono Leo, 4:32, io sto facendo cuocere l'orata, perché ci vuole per cuocere comunque una mezz'oretta, e quindi io per le 5 qualcosa volevo già mangiare e quindi sto facendo l'orata. Questa qui è la piccolina da 150 grammi e poi l'accompagnerò con l'insalata, ma poi vi farò vedere il tutto. Andato, sciogliamo questi capelli, eccolo qui,
Allora, adoro questo rossetto qui, oh. Bellissimo. È il numero 02 di Sephora. È vero che queste tinte costano 10,90 euro, però cioè, sono stupende. Poi durano tantissimo, quindi questo è. Adesso io riordino tutto, mi vado a passare anche la piastra, mi devo mettere le scarpe, e poi giubbino di pelle metterò le superstar, giubbino di pelle, borsa e si va. Questi sono i passi che ho fatto. Ecco qui adesso della strada per il ritorno di casa, però ancora la serata non è finita, quindi camminerò un botto e nulla, quindi concludo qui il vlog così stasera senza cena, quindi bene, non ho mangiato niente alla festa. L'1:33, io sono appena tornata a casa, oggi è stata una giornata dove ho camminato tantissimo, infatti poi non ho filmato più nel vlog tipo la parte finale, ho filmato solo i passi. Pensate che sabato, cioè fino a mezzanotte, ho fatto 18.000 passi, cioè un botto, e in più ho visto che poi comunque continuavo a camminare perché io quando esco cammino tantissimo. Vi dico solo che io ho fatto 2.830 passi in un'ora e mezza, perché l'una e mezza. E quindi adesso mi sto mangiando un po' di latte con le fette biscottate. Questo per dirvi che oggi, cioè domenica, nella giornata di domenica, farò una ricarica di calorie di 300 calorie, perché già avevo mangiato poco, perché ho detto vado a questa festa di 18 anni, vabbè ce ne siamo andati prima, queste cose così, però era in casa e non abbiamo, da questi 18 anni siamo uscite io e la mia amica. Bella, è stata una bella serata, però sono proprio stanca, infatti mi sto concedendo le fette biscottate con latte caldo. E dicendo, non ho praticamente toccato niente, io già, come avevo anticipato nel blog, non volevo sgarrare, infatti poi vedete che io già comunque in tutta la giornata non ho mangiato granché, ho fatto solo tre passi, poi vedrete.